Ciao amici, ciao amiche, come state? Spero tutto bene, bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Stiamo uscendo con la family perché dobbiamo andare a fare un po' di giretti. Se vi fa piacere, restate con noi, vi porteremo nella mia nuova vita dove vedrete cose che fa le cose che facciamo. Cioè, insomma, se siete curiosi, ecco, voglio dire, rimanete con noi perché vi porteremo a spasso in questo nuovo, in questa nuova location e faremo delle cosine insieme. Stiamo andando in un negozio che vende tipo un vivaio, però un po' più piccolino, qui in zona ce ne sono di piccolini, per vedere se ci sono delle piantine che ci servivano da piantare, soprattutto quelle di menta. Pare che ci siano tutte le piantine aromatiche, tranne quella che ci serve, Origano, vediamo. timo al limone, lavanda, rosmarino, basilico. Che bello sto rosmarino. Abbiamo trovato soltanto la salvia, la menta non c'è, però vediamo. Perché a noi piace fare la frittata con la menta fresca, ma esce una frittata buonissima, ma anche per condire altre cose, tipo le zucchine, queste cose qui, purtroppo non c'è qui, dobbiamo vedere da un'altra parte, però intanto contenti di aver preso la salvia. Incredibile, ma vero? Abbiamo trovato la menta esattamente da Come siamo venuti qui a fare la spesa, abbiamo trovato la mentuccia ed è pure molto carina e biologica. Adesso vi faccio vedere. Eccola qui, ne abbiamo prese due piantine perché costavano veramente pochissimo. Anche perché noi la usiamo molto e quindi diamo tempo anche alla pianta di diventare un po' grande. Siccome mi serve già per stasera, se prendevamo solo una praticamente già finiva, le foglie già terminavano. Adesso stiamo andando a un negozio cinesini che sta qui vicino perché ci serve altro terriccio e anche dei vasi per piantare. La cosa molto bella di questi posti è che c'è tutto a portata di mano, cioè esci con la macchina. In 5 minuti raggiungi tutti i posti dove devi acquistare cose o comunque anche, non lo so, se ti serve per esempio, anche se vuoi fare una passeggiata oppure vuoi fare qualcos'altro, non so, è tutto facilmente raggiungibile, quindi sono super contenta. Adesso proviamo a vedere dai cinesi se troviamo queste cosine, ma io credo di sì, di solito i vasi, il terriccio, queste cose ce le hanno, quindi andiamo a vedere. Arrivati pure dai cinesini, vediamo che cosa c'è qui, ci sono tanti articoli, mo vediamo un pochino, andiamo a spulciare un po'. Allora sì, il terriccio ce l'abbiamo, cioè ci sono poi tutti questi vasi in terracotta, però no, noi ci servono dei vasi normali. Oh, il negozio è veramente molto molto rifornito. Buonasera. Buonasera. Ecco qui i vasi, mi sembra di vederli qua, ragazze. Eccoli qua, vediamo mio marito che dice. Ciao. I vasi stanno qui. Puoi venire a vedere? Sì, devo mettere il vaso, non so se prendere quello, guarda. Qua tipo Quello rettangolare. per la menta. Beh, mettere la menta, la salvia. Ah, insieme? Si può mettere insieme? Si potrebbe No. mettere? No. Ok, abbiamo deciso di non metterli più insieme. No, cioè No. solo le due Solo le due mente. mente No, mettere la salvia insieme, sì. non è La il caso. Ecco, quindi salvia forse no. questo dovrebbe andare bene. Sto facendo cadere cose. Ah, non so cosa, ma l'ho fatto cadere. Oddio, aiuto. Corsie sono piccolissime ma piene di cose. C'è veramente di tutto e di più, ragazzi, dal taglio a cucito al bricolage, cose per il bagno. È tutto molto incasinato. Però c'è tutto, cioè se avete necessità di qualcosa venite qui e c'è il signore che praticamente solo lui dove ha messo le cose. Tu gli chiedi mi serve questo, ce l'hai? Allora lui va alla ricerca, dopo 5 minuti arriva e ti porta quello che ti serve perché è tutto un po' claustrofobico, però è veramente rifornitissimo. La vedi? C'è proprio di tutto e di più, ragazzi. Guardate qui. Comunque, trovate le cose che ci servono. Adesso ce ne scappiamo perché fa troppo caldo. Stiamo morendo di caldo, ragazzi. Cioè, veramente è da morire. Una volta tornati a casa, io e mio marito ci siamo occupati di piantare queste piantine aromatiche all'interno dei vasi appena acquistati e ovviamente poi abbiamo dato una bella spazzata e una bella pulita al terrazzo. Poco dopo mi sono occupata della cena, quindi ho preparato la famosa frittata con la menta, le zucchine e la cipolla, una bella insalata e delle verdure grigliate per contorno. Tutto molto molto buono.
Ecco qua, amici e amiche, oggi ho fatto una sudata pazzesca, cioè sto morendo di caldo. Abbiamo pensato di apparecchiare fuori questa sera, mangiare fuori per prendere un pochino di aria e mangeremo quello che avete visto, cioè questa bellissima frittata, cioè che alla fine è un pasto semplicissimo, però è super super buono. Oggi è una giornata tremenda per il caldo, penso che sia la più calda della settimana, perlomeno qui da noi. Non so da voi, fatemi sapere giù fra i commenti come vi trovate, ma ho sentito che in tutta Italia la temperatura è veramente, cioè, pesante, molto molto calda e non sappiamo quando si starà un po' meglio, quando arriverà un po' di frescura, spero il prima possibile perché insomma quando si sta così poi ne risente un po' tutto, cioè non solo noi fisicamente ma le persone più anziane, i bambini, ma anche la natura stessa, insomma è un po' un casino, quindi speriamo davvero, non so, sto facendo la danza della pioggia da settimane però mi sa che non funziona, devo cambiare balletto. A parte questo, amici e amici, amici e amici, amici e amiche, sono sempre molto contenta di portarvi con me in questi pomeriggi. Io spero che per voi non siano video noiosi, a me piace tanto farli perché vi rendo partecipi un po' della mia quotidianità, di quello che faccio in questo mio cambio vita, una vita molto più semplice, molto più a contatto con la natura. Non lo so, a me piace tantissimo, io mi sto completamente rigenerando e mi sto proprio rilassando su tanti punti di vista. E quindi appunto fatemi sapere anche questo giù fra i commenti se questa tipologia di video vi piace o se invece magari vi piace un video un po' diverso, no? Dei video diversi. Mi fa piacere sapere cosa ne pensate. Io ci tengo tanto al vostro parere, anche perché effettivamente, insomma, voi siete il mio motore. Ecco, è arrivato mio marito che mi saluta insieme alla piccola Iris. Sono dovuti tornare dal cinese perché mancava un vaso. Abbiamo preso tutti i vasi, però ne mancava uno e quindi ha dovuto prendere il surplus di vaso. Fatemi sapere tutto, ecco giù fra i commenti, abbiamo un confronto come sempre molto spontaneo e molto diretto, mi fa piacere sapere quello che vi passa per la testa, ecco quando vedete questi video sono super curiosa. E adesso niente, penso che sia arrivata l'ora di mangiare. Mamma mia, certo che con questo caldo passa anche un po' l'appetito, sinceramente. Però mo ho cucinato, che fai? Non mangi? Tutto questo ben di Dio, ragazzi. Eh no, mo si mangia e basta. E niente, magari vi porto fuori al terrazzo con me così vi faccio vedere un po' come apparecchiamo quello che facciamo. Ecco qui il tavolo apparecchiato. Che buono e che bontà, ragazzi. Che bontà e che specialità. Ecco qua le belle piantine, tutte sistemate. Mio marito ha passato lo straccio intorno intorno proprio per restare, cioè per far rimanere tutto pulito. Questa è proprio una sua passione che è diventata un po' anche la mia. Bene amici e amiche, io con questo video vi saluto e vi lascio delle foto che ho scattato in questi giorni nei paesaggi che sono qui nella zona. Spero che questo video vi sia piaciuto, ovviamente vi aspetto nei commenti, vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao ciao!